Imperativo per chi voglia avviare una campagna di crowdfunding si riassume in questo verbo: pianificare. L'aspetto della pianificazione, infatti, è quello più importante quando si vuole avviare una buona campagna di crowdfunding. Qualche consiglio, allora, proprio pratico per costruire una corretta campagna di crowdfunding. Il percorso sostanzialmente lo dobbiamo idealmente dividere in tre fasi. La prima fase, che è quella più delicata, riguarda il pre-campagna. La seconda fase è quella del lancio della campagna sullo specifico portale di crowdfunding. E la terza fase è quella di gestione del post-campagna. La pianificazione del pre-campagna è il momento più delicato di raccolta del capitale attraverso un portale di crowdfunding. Innanzitutto, l'imprenditore dovrà aver chiaro il suo modello di business, quindi passata tutta la fase di business planning e individuazione di uno specifico modello, dovrà avviare una specifica campagna di sensibilizzazione del pubblico al fatto che sta per essere lanciato un crowdfunding per finanziare il suo specifico progetto. In questo senso, quindi, bisogna trovare uno stile di comunicazione adatto al progetto che si vuole finanziare attraverso, per esempio, i social network, che possono essere il canale più immediato con cui comunicare l'avvio di una campagna di crowdfunding. E poi, sempre per quanto riguarda la fase pre-campagna, la cosa molto importante sarà stabilire il reward, cioè la ricompensa, il dono, soprattutto nel caso in cui scegliamo uno specifico portale basato sulla ricompensa. L'imprenditore infatti dovrà essere bravo a prevedere una specifica ricompensa per tutti coloro che decideranno di investire nel suo progetto attraverso la piattaforma di crowdfunding. Chiaramente qui stiamo parlando di ricompense non di carattere economico-finanziario, può essere qualunque tipo di dono, l'importante è che sia accattivante, affascinante e che abbia un link, un legame con il progetto che stiamo andando a finanziare. Questo modello di crowdfunding che è basato sulla ricompensa può rivelarsi il migliore anche per progetti che sono particolarmente complessi o dal contenuto tecnologico particolarmente innovativo, ma l'importante è pianificare la fase di lancio della campagna, la fase di gestione della campagna su uno specifico portale e la fase di gestione del post campagna.